Quali sono le regolazioni che dobbiamo fare per cercare di scaricare la zona del collo? Dobbiamo avere in mente di portare più peso, quindi spostare il baricentro del ciclista verso la ruota posteriore, riducendo tutto quello che è il carico sulla ruota anteriore. La prima cosa che dobbiamo cercare è far piegare, quindi far flettere, i gomiti al ciclista. Questo perché ogni volta che il ciclista è in blocco articolare, praticamente con i gomiti quasi iperestesi, a ogni colpo che prende sulla ruota anteriore si produrrà questo movimento che alla lunga può affaticare il collo. Per cui il primo nostro obiettivo deve essere quello di fargli flettere le braccia, fargli flettere i gomiti. In che modo? Alzando il manubrio e quindi rendendo più agevole il raggiungimento delle leve, o comunque riducendo il dislivello sella manubrio. Per ridurre il dislivello sella manubrio dobbiamo prima però capire qual è la regolazione colpevole, nel senso, per ridurre il dislivello sella manubrio noi possiamo o abbassare la sella o alzare il manubrio. Quale delle due dobbiamo fare? Dobbiamo vedere prima l'angolo di estensione della gamba. Se l'angolo di estensione della gamba è eccessivo, allora proveremo a prima abbassare la sella. Se invece l'angolo di estensione della gamba è corretto, allora non toccheremo la sella e guarderemo quel famoso angolo del busto. Se l'angolo del busto è eccessivamente ristretto, per esempio è sotto i 40 gradi per una bici da corsa o sotto i 45 per una mountain bike, allora alzeremo il manubrio. Un altro metodo è quello di portare più peso verso la parte posteriore e quindi arretrare leggermente la sella. In questo modo apriremo quest'angolo, renderemo più confortevole sia la posizione, sia faremo in modo che il ciclista potrà scaricare più peso nella zona posteriore. Ora, l'importante è questo: la prima cosa che dobbiamo cercare è la flessione dei gomiti, perché spesso il problema non è dato da un'eccessiva estensione quanto da una continua richiesta di stabilizzazione scapolare che è determinata appunto dai contraccolpi. Questo avviene sia in bici da corsa che in mountain bike. Per cui, prima cosa, facciamogli flettere i gomiti. Seconda cosa, cerchiamo di ridurre il dislivello sella manubrio, per cui o abbassiamo leggermente la sella o alziamo il manubrio, ma prima dobbiamo capire quale delle due regolazioni. Si fa sempre una regolazione per volta e si fa provare al ciclista, perché se io abbasso la sella e gli alzo il manubrio e al ciclista, per esempio, passa il dolore al collo ma fa male alla schiena, quale delle due regolazioni è stata la colpevole? Se io invece vado a effettuare una regolazione per volta, riesco a isolare il problema. E isolando il problema so, gli ho abbassato la sella, il dolore al collo si è ridotto ma inizia a fargli male il ginocchio. Perché? Perché ho abbassato eccessivamente la sella, quindi dovrò tornare indietro di un tot. Per cui bisogna sempre fare una regolazione per volta e poi capire che effetto ha sul corpo del ciclista, perché ogni ciclista reagisce in maniera totalmente individuale. Per cui riduco questo dislivello, altrimenti provo a allungare leggermente il ciclista e quindi a portare più peso sulla ruota posteriore, arretrando leggermente la sella. In questo modo il carico a livello anteriore sul collo è ridotto, si ha più facilità a raggiungere le leve e soprattutto si ha meno rigidità nelle braccia, soprattutto a livello dei tricipiti, della zona scapolare, e questo permette quindi di lavorare con dei muscoli meno carichi che per uscite di un'ora, due ore, tre ore e anche di più tenderanno ad affaticarsi meno.